Questa è la storia di un fallimento. Del mio fallimento. E tutto quello che c'è di buono, di certo non sono io. La possono arrestare. E viste le accuse contro di lei, è estremamente improbabile che fisseranno una cauzione. Scusatemi. Dicono che alla fine la vita si riduce a pochi fugaci momenti. E quando esaliamo l'ultimo respiro, solo poche cose avranno avuto importanza. Senti, io posso far quadrare questi conti, ma... non voglio essere gettato in pasto ai lupi. Dove diavolo stai andando? Io non ti salverò dal tracollo, Charlie! E tutto questo non avrà alcun senso. Allora ce l'ha? È possibile. No, lei non ce l'ha. Forse sì, forse no. Ora di pranzo, eh? Fanno dei panini deliziosi qui vicino. Vado a mangiare qualcosa. Non ci metta troppo. Si sta muovendo. Tienilo d'occhio. D'accordo. Benny. Da quanto tempo sei il mio autista? Saranno 3 anni il prossimo luglio, signore. Sei un bravo uomo, Benny. Non te l'ho mai detto prima d'ora, vero? No, signore. Bene, te l'ho appena detto. Grazie, signore. Procedo. Aspetta, non ancora. Possiamo arrestarlo, sta tornando. Negativo, devo avere il mandato, Jimmy. Hai sentito? Negativo. Aspetta un attimo. Che succede, Jimmy? Ma che sta facendo? Jimmy, che diavolo sta succedendo? È tutto a posto, l'autista ha controllato le gomme. Ok, si sta muovendo. Lo prendiamo dentro o fuori?
Non ho ancora il mandato, ma preparatevi a prenderlo quando esce dal garage. Fate un lavoro pulito. Scendi dall'auto! Metti le mani in alto! Metti le mani in alto! Ho detto di scendere dall'auto! Scendi! Qualcosa non quadra. Mi raccomando, fa attenzione. C'è qualcosa di strano. Jimmy. L'abbiamo perso. Qui non c'è molto. Non ha portato il lavoro a casa. Sarà qualcosa di simile. Cosa? Vista sull'oceano. Barbados. Cayman. Sudafrica, magari. Una volta che hai una vista così, hai tutto. È ovvio che... poi non puoi più farne a meno. Senti, è arrivato il mandato. Carte di credito, cartelle mediche? Sì, ce le abbiamo, stiamo controllando tutto. E niente di compromettente. Che vita sana. Charlie Wright è responsabile di una frode da 10 miliardi di dollari.
Sei settimane fa è stato emesso un ordine di arresto. In quel periodo... Mi scusi, agente Hobbs, potrebbe ripetere a voce alta? Non riesco a sentirla. Quale parte ha perso? La parte del banchiere 51enne che è riuscita a ingannare 7 federali qualificati in un fottuto garage. È questa la parte. Allora, quanto avete recuperato? 4 miliardi da vari conti alle Cayman. E il signor Thompson dell'ufficio del procuratore ha una domanda per te. È uscito il nome di Joseph Ledvienko nei vostri file? Non per quanto mi ricordi. Le dice niente quel nome? L'ho sentito. Era un caporione della mafia russa, dagli anni 80 ai 90. Sono molti anni che è fuori dal giro. Lui e la sua guardia del corpo gestiscono un ristorante in periferia. Pensiamo abbia dato dei soldi a Wright, fuori dai libri contabili. Più di 100 milioni. 100 milioni. Se Ledvienko è in affari con Wright, non aspetterà che lo andiamo a prendere. Capite cosa intendo? Allora dove diavolo è? Lui possiede molte proprietà ai Caraibi. Ha anche una villa sulle coste della Spagna. Crediamo di esserci quasi. Non ho capito. Quasi? Sì, signore, forse ci siamo quasi. Non è questa la risposta che mi aspettavo, ma voglio venirvi incontro. Se tu mi dirai esattamente dove si trova Charlie Wright, ti fornirò di uomini e mezzi per poterlo prendere. È più complesso di quanto creda. Migliore e peggiore dei casi? Nel migliore è negli Stati Uniti, in una delle sue ville. Esce allo scoperto e lo prendiamo. Peggiore? Abbiamo stimato i suoi averi tra 1 e 2 miliardi di dollari. Potrebbe benissimo tirarsi fuori dai guai e riuscire a farla franca. Spiegati, Andrew. Fammi capire. Lui è in grado di comprarsi l'estradizione in moltissime nazioni. E vivere nel lusso. Se fa questo tipo di scelta, non lo prenderemo più. Oh, no. No. Tu lo prenderai. Troverai quei soldi e porterai Charlie Wright da me. Ma tieni presente che non ti conviene prenderti gioco di me. Sono stato chiaro. Senti, io resto. No, amico, tu vai in vacanza. Qui ci penso io. Thank you.
È lui. Jorge. Scusami. Aspettatemi fuori. Che succede? C'è mia sorella. È spaventata a morte. Marco non è tornato a casa ieri notte. Lei ha provato a telefonare, ma lui non risponde. Per favore, devi trovarlo. Tu rimani con lei. Buono. Resta con lei. È tutto bene, amore? Sì. Tu resta con lei. Ok. Avanti. Ce li abbiamo. Cosa? I soldi. Forse non sono abbastanza. Li hai contati bene? Sì. Più della metà. Gabi, ricordi che cosa diceva nostro padre? Soprattutto dopo qualche bicchierino. Lui diceva sempre, Jorito, tu non hai la stoffa del capo, Jorito. Distruggerai tutto quello che ho costruito. Così, con quel dito storto. Jorito, tu distruggerai questa famiglia. Se non farai attenzione. Te lo ricordi? No, io non me lo ricordo. Eri troppo giovane. Non avrebbe mai puntato il dito contro di te, perché tu sei nato per essere un capo. Tu hai il suo aspetto e io il suo dito storto. Toccherà a te, Gabriel. Preparati. Lo terrò presente. Mancano 5 pesos. Impossibile, io li ho contati. Con permesso.
Salve. Come stai? Bene, grazie. Bene. Allora, ancora niente birra? No, no, l'acqua è perfetta. Vuole una ragazza? Per favore, sono troppo vecchio. Lo sai che sto cercando. Si sa niente di quella signora? Hai notizie? È in bagno. Lei è qui? Ma è fantastico. Adesso vado a chiamarla. Ok. Mary. Salve. Lei è Mary? Incantata. Mary, la prego, si sieda. Qualcosa da bere? Certo. Tequila, per favore. Allora, Amy mi ha detto che lei lavorava qui. Fino a qualche tempo fa. No. Forse sì, un paio di volte. Beh, per essere più chiari, qualche tempo fa, si intende, circa 20 anni fa. 20 anni? Così tanto, io ero solo una ragazzina. Grazie. Sto solo cercando di sapere qualcosa su una, diciamo, vecchia amica. Cosa le fa pensare che io possa conoscerla? Veronica, lei si chiama Veronica. Crystal era il nome che usava per lavorare. Le dice niente? Capelli scuri, altezza media. È stata qui per molti anni. Come le ho già detto, io 20 anni fa ero solo una ragazzina. Amy ha detto che mi avrebbe pagata. Ho fatto tutta questa strada per venire qui. Si rilassi, la pagherò. Comunque ha ragione, lei come poteva conoscerla 20 anni fa, insomma, lei è così giovane. Lei che cosa fa, Carlos? Io mi sono ritirato. Divertiti. Vuole tornare al suo hotel? Altrimenti c'è un posto decente. Qui vicino. Oh no, davvero. Non è il caso, ormai è troppo tardi per sì, me. Sì. Claro. Non è per lei. Lei è bellissima. È stato un piacere conoscerla. Arrivederci. Notte. Buonanotte. Carlos. Io la conoscevo. Veronica Crystal è morta più di 10 anni fa. Lo immaginavo. Eravamo molto amiche. Mi sembrava giusto farglielo sapere. Mi dispiace. Per caso sa niente dei suoi figli? Ne ha avuta una, Isabel. Isabel? C'è qualche remota possibilità che lei possa aiutarmi a trovarla? Non lo so, perché vuole trovarla? È una faccenda personale. Per me è importante. Ok, ci proverò. Per quanto tempo si fermerà qui? Non credo per molto, in realtà. Ok.
Grazie. Ah, comunque, il mio nome è Charlie. Bueno, Charlie. Grazie ancora. C'è, amico, non sei in vacanza? Cosa? È bello vederti. Sei dimagrito. Saputo del nostro problema? Del banchiere? Sì. Lui è in Messico. Hai mai lavorato lì? Non proprio. Perché? Lui è lì, al confine. Oh, che sorpresa! Guarda chi c'è. Privet. È un piacere, Mr. Letvienko. Il piacere è mio. Come va con i tuoi quadri? Ah, sta andando piuttosto bene, signore. Siediti, mettiti comodo. Beviamo qualcosa. Sarà una giornata dura e lunga. Rilassiamoci un po'. Alla nostra salute. Ho qualcosa da sbrigare nel retro. Hai bisogno di uomini. Di ragazzi in gamba. Se vuoi un lavoro fatto bene, preferisco usare i miei. Quelli che ti propongo vivono in Messico. Loro sanno bene come muoversi, capisci? Non abbiamo molto tempo. Per loro sarà più facile. Rilanciate. Per un banchiere? Non è per lui, è per Garza. Chi è Garza? Garza e la sua famiglia hanno in mano il confine fin dagli anni 60. Da allora loro finanziano il traffico di droga, ma in qualche modo sono riusciti a rimanere puliti, usando come copertura compravendita di immobile con agganci in politica. Abbiamo fatto qualche affare con lui qualche anno fa. Un uomo a posto. Ma fragile, ora è nei guai. Che genere di guai? È in difficoltà con un usuraio a Mexico City che rivuole indietro tutti i suoi soldi e non sa proprio dove sbattere la testa. Se Garza trova il banchiere prima di noi, farà qualsiasi cosa per non farcelo scappare. Adesso vai. Sì. Da. Charlie Wright ha tradito la nostra fiducia, Damon. Deve pagare. Voglio che lo trovi. E che lo porti subito da noi. Lo consideri fatto, signore.
Che stava facendo il tuo agente a Tijuana in Messico? Il fatto è che abbiamo avuto una soffiata circa un'ora. No, il tuo avvistamento pensato... ha come fonte una prostituta e comunque il tuo agente era ubriaco e non doveva trovarsi... Io mi fido di quell'uomo. Ma niente! Che cosa ci fa Wright, un uomo tra i più ricchi del mondo, in un posto di merda come Tijuana? Perché non ragioni? Ci sono posti migliori dove andare. Usa la testa, Andy. Dimmi che sai qualcosa di più di quello che dici. Niente più fondi, niente più agenti. Il caso è chiuso. Bene, amici. Abbiamo visite. È bello vederti. $10 miliardi, eh? Mucho dinero. Perché sei venuto da noi? Perché invece non sei andato dalle autorità federali? Sono tuoi colleghi. Noi siamo polizia municipale. Beh, non è una visita ufficiale, in realtà. Un uomo ruba $10 miliardi e non è ufficiale? Voglio una green card. L'uomo che cercate non è a Tijuana, agente Hobbs. Se qualcuno qui spende molto denaro, noi lo veniamo a sapere. Posso farti una domanda personale? Quanto guadagna al mese un agente dell'FBI, uno come te lì da voi? Varia a seconda dei casi, dipende anche da quanto presta servizio. Ma penso che il salario di partenza sia di $60,000. $60,000? $60,000? Accidenti, che ne dite? Mucho dinero. Potrei tornare qui con un paio di agenti. Apprezzerei la vostra collaborazione. Certo, certo. Ma non aspettatevi che vi offriamo una birra. È sicuro che sia il posto giusto? Certo che lo è. Sarà meglio che lo sia. Tieni. È per te. Nel furgone.
Jorge, che succede? Telefona subito a Mexico City. Mexico City? Perché? Ho detto telefona. Non risponderanno, non più. Lo faranno, telefona. Digli che abbiamo Charlie Wright. Come? Quel Charlie Wright? Esatto. Sono Gabriel Garza. Sai chi sono io? La mia cauzione? Più o meno. Mi chiamo Jorge Garza e questa è la mia città. Anche la prigione è sua. Le sue guardie sono leggermente aggressive. Le scusi, mi dispiace tanto. Forse dovrei dire lei non sa chi sono io. Io lo so. Io e questa persona spara fuori. Déjame al signor Wright. Vamos. Levántate. Voglio essere onesto con lei, signor Wright. Sono 3 mesi che non entro in una chiesa. A dire la verità, non mi sembra di ricordare. Neanche quando ero in quella striscia di terra, a Mexico City, di non essere entrato in chiesa per così tanto tempo. E ultimamente ero arrivato al punto in cui cominciavo a dubitare dell'esistenza di un Dio. È una cosa terribile, dubitare di Dio. Ho qualche grana. Ho un debito davvero consistente. Purtroppo il tipo al quale sono debitore non aspetterà ancora per molto. E questo rende la mia vita difficile, pericolosa, per me e per le persone che amo, capisce? Mi capisce? Più di quanto immagina. Ma ho delle buone notizie. Ho avuto una rivelazione. Ora ne sono sicuro e sono ottimista. Ottimista riguardo cosa? Dio esiste, è vivo, è reale. Perché lui l'ha condotta a me.
Si alzi. Tu ti chiami Damon, giusto? Sì, oggi sì. Sei nella merda, Damon? Abbastanza. Abbastanza. Cosa vuol dire abbastanza? Non so, suppongo voglia dire abbastanza. E vuol dire che ci penso io a voi. Mi dispiace, ma non funziona così. Sono i miei uomini. Ci penso io a loro. E io ti pago per i tuoi uomini. Problemi? Basta che tu non voglia fregarci. Non gli conviene. Non posso lasciarla andare. Con me è al sicuro. Nessuno può toccarla, né i federali, né i cacciatori di taglie, né i suoi nemici. Nemici? Perché qualcuno dovrebbe avercela con me? Non faccia il furbo, signor Wright. Ha 51 anni. E nessun posto dove andare a nascondersi. Senta, perché non mi dice esattamente quello che lei vuole da me? La sua incredibile e imponente truffa le ha fruttato circa 11 miliardi di dollari, se non vado errato. Ne ha bruciati 4, ne hanno recuperati 5. Mancano all'appello 1.600.000.000 di dollari. Mi servono e lei mi dirà dove si trovano. È bravo in matematica. Beh, sfortunatamente non abbastanza bravo. Ma lei può darmi una mano a migliorare. Andiamo. Venga. Andiamo. Gabi, portalo a casa e sorvillo. Dove vai? A guadagnare tempo. Dovrei venire con te. No, tu occupati di lui. È la nostra unica chance. Ci siamo. Plaza, la plaza.
andiamo. Stia giù. Libero. Libero. Attenti, ne vedo 5 in posizione. Gabriele, ¿estás bien?
È un russo. Un russo? Un pezzo grosso. Vale circa 1 miliardo adesso. Si dice in giro che Charlie Wright gli abbia preso 100 milioni di dollari. Accidenti. Quindi non si arrenderà. Tranquillo. Gabriel, qualcuno potrebbe dire che un uomo nella tua posizione potrebbe beneficiare della mia cattiva sorte. Chi lo direbbe? Insomma, è ridicolo. Può darsi, ma con me fuori gioco avresti la possibilità di essere pulito. Niente più debiti, niente fardelli, come quando è morto papà. Nostro padre è stato tradito. Sì, ma la sua morte mi ha dato la possibilità di ripartire da zero. Tu ti prendi cura della famiglia e ricominci senza fare errori. Capisci? Io ho fallito. Ma tu non fallirai. Ascoltami. Ho sbagliato tutto. È finita per me. No, i nostri uomini sono ovunque. Lo troverò. Lo so che lo farai. Io te lo riporto. Io cammino un po'. Io ho perso uno dei miei uomini. Stronzate. Mary. Charlie. Vuoi bere? No, non bevo. Da tempo. Ricordi? Certo. Con permesso. Di solito non c'è questo disordine. È da molto che sei qui? Sì. Sì? Da molto tempo. Così, per sapere. Io vorrei sapere qualcosa su di te. Stai scappando da qualcuno? Beh, è un tantino complicato. Che hai combinato? Molte cose, ma adesso è tutto finito. Non importa.
Ti andrebbe di fare una doccia? Oh, magari. Sono sì. In condizioni? Sì, ne hai bisogno. Sei un vero angelo. Da questa parte. Ok. Vieni. Tu sei sicuro di averlo visto qui? Sì. Era proprio laggiù. È davvero buio. Sì, ma ci sono i lampioni. Andiamo. Ecco dei vestiti. Sono puliti. Bene. Oh, grazie. Grazie tante. Senti, te lo giuro, era proprio lui. Voglio che mi ascolti attentamente. Io lo so che tu mi rispetti come uomo. E so anche che non mi volteresti mai le spalle. Quindi, se dovessi trovarti... No. Non lo farei mai. Non potrei mai tradirti, non sono in vendita. Jimmy... Quando la storia salterà fuori, e non importa come quando succederà, tu darai la colpa a me. Non ti accollare tutta la faccenda. Chiaro? Vedrai che ce la farai. Ok, Andy. Vuoi bere qualcosa? Passerò la frontiera a San Diego stanotte. Sarò a Los Angeles domattina. Ehi, fa molta attenzione. Sì. Allora, che dici? Ti senti meglio? Sì. Bueno. Beh, adesso devo andare. Che c'è? Voglio che resti. Ma ho paura che se te lo dico, tu non resti. Dirmi cosa? Il tempo passa in fretta. Il mio viso... Sono le rughe. Gli uomini odiano le rughe. Ho provato di tutto, ma non se ne vanno. Non è vero. Tu non hai le rughe. E a me non importa delle rughe. No. Poi piango. È così brutto piangere. L'hai trovata? Sì, so dove lavoro. Sta bene? Non lo so. Ma tu non dovevi andare. Il tempo passa in fretta. No, io non devo. No, io non devo andare. Allora resti. Sì, resto. Il banchiere è sparito. E abbiamo perso un uomo. Americano? Sì. Hai qualcosa in mente? Certo. Non abbiamo scelta. Sarebbe molto difficile tenere il banchiere al sicuro. Anche se lo prendiamo, ci sono i federali.
Se scoprissero che lo abbiamo preso noi, potrebbero tornare a galla i nostri vecchi problemi. Se lo prendono loro... Beh, sicuramente lui parlerà. In entrambi i casi non abbiamo via di scampo. E noi siamo troppo vecchi per sopportare delle emozioni forti. Stai suggerendo di lasciarlo andare? No. Allora? Faremo in modo di risolvere questo problema definitivamente. Che sia un lavoro pulito e che sia fatto in fretta. Avverti Damon. Tesoro. Dai, è tardi, vieni a letto. Voglio sapere che succede. Non esisti solo tu, ci sono anch'io. Vieni a letto, ti leggo qualcosa. Non dobbiamo restare qui. Dovremmo andarcene. In qualunque posto dovremmo andare e basta. Andiamo via, non importa dove. Mary, non è così. Credevo non importasse, invece non è così. Dai, vieni. Grandi speranze. Il cognome della famiglia di mio padre è Philip e il mio nome è Philip. La mia lingua di bambino potrebbe fare confusione. È tua, vero? Isabel. La figlia di Veronica. Sì. Lo sai da tanto tempo. Sì. Veronica parlava sempre di te. E poi un giorno ha smesso. Sei un bravo uomo. Il tuo cuore è buono. E lei lo sapeva bene. Io non sono un bravo uomo. Non c'è niente di buono in me. Il dolore che ho causato. Le vite che ho distrutto. Se tu sapessi tutto quello che avevo, ora non c'è più.
Signor, disculpe, quella ragazza è Isabel? Il suo nome è Isabel? Signor, no hablo inglés. Isabel. Sì. È andata via. È andata via. Più o meno 2 settimane fa. Lei saprebbe dirmi dov'è? È andata negli Stati Uniti a vendere coca. Come clandestina. Sì. Signor, si sente bene? Vuole ordinare qualcosa? No. No. Lei com'è? È dolce e molto carina. Ed è una donna felice? Abbastanza. Grazie, grazie. È quello che avevo bisogno di sapere, grazie. De nada. Gracias. Charlie Wright. Voglio tornare a casa. Ok. Però deve venire a prendermi. È meglio che non vada troppo in giro da solo. Dove ci vediamo? Mi troverà al mercato di Tijuana, all'angolo sud-est, alle 3 in punto. Sí, aquí en el mercado. Ehi, hey Jimmy, sono io. Mi servono 2 favori. Vediamoci al parcheggio a ridosso della frontiera. Certo, quella a sinistra, sì. Portami una pistola. E per il secondo favore, non chiedermi niente. Gabriel. Devi trovarlo.
Lo so che non devo chiederti nulla, ma te lo chiedo. Lascia stare. Giù le armi. Andiamo via, Damon. Vamos. Vamos. Ándale. È finita.
Dobbiamo portarti via da qui. Mexico City non è distante, stanno arrivando. Lo so. Ti portiamo in un posto sicuro. Gabriel. Va a chiamare Mary. Ascoltami, Gabby. Jorge, stanno per arrivare qui. Lo so, li ho chiamati io. Cosa? Li ho chiamati io. Stanno venendo da me. Gli ho proposto un accordo e hanno accettato. Quale accordo? Ho ceduto tutti i nostri averi. Non è sufficiente. Lo sai, vero? Loro vogliono me. Ma che vuoi dire? Cosa hai fatto? Sono riuscito a farti lasciare la casa. E poco altro. Ma dovrai ricominciare da capo. No, non c'è nessun accordo. Noi li combatteremo. No, stammi a sentire. È giusto così. Ti sei sempre preso cura di me. Ora è tempo che pensi tu alla famiglia. Papà sarebbe molto fiero di te, come me in questo momento. Una pausa a toilette. Ho parlato con il dottor Brooks. Il dottor Brooks? Lei sa bene chi è. Che ha detto? 6 mesi con la terapia. Forse 3 senza. Forse meno. Con un po' di fortuna riuscirò a comparire davanti alla corte almeno una volta. Perché lo fa? Non lo so. Quando un uomo arriva alla fine dei suoi giorni,
deve fare i conti con la sua vita. Deve essere in grado di convivere con quello che ha fatto. Se riusciamo a trovare un po' di umanità da qualche parte, se c'è la possibilità di trovare la via per la redenzione prima di lasciare questa terra, allora ogni momento della nostra vita avrà avuto un senso. Questa è la storia di un fallimento, del mio fallimento. Per tutti i fallimenti di questa vita. Della mia vita. Svanita nel nulla. Solo pochi fugaci momenti. Gracias. Ho trovato la mia strada. Il mio esodo da questo mondo. Ora so che la mia vita non è stata inutile. Come il sole purificatore può risanare dal male e dalle menzogne. Così io sento che il buono che c'è in me ora done.